Allora, riprendiamo da dove abbiamo lasciato la volta scorsa. Avevamo parlato del peccato, abbiamo parlato di quanto è grave il peccato verso Dio, quando è profondo proprio il peccato, quando lo vediamo da parte di Dio, come le parole greche, l'avevamo visto, ci mostrano che il peccato è veramente in tutto il nostro essere. Ogni parte di noi sembra essere proprio intrinseca dal peccato. Questo però ci aiuta così a vedere il perdono, a vedere quanto è grande il perdono di Dio, e soprattutto poi, più avanti in questo studio, andremo a vedere quanto è meravigliosa quella croce con cui appunto Dio ha potuto perdonarci. E andiamo a parlare appunto un po' del perdono. Quando finalmente afferriamo la serietà del nostro peccato e l'estensione della nostra responsabilità personale, quindi vediamo appunto che il peccato è una responsabilità da parte nostra, non ne stiamo esenti. Possiamo iniziare ad apprezzare la meravigliosa grazia del perdono. Quando comprendiamo l'imponente magnificenza della santità di Dio e la piena estensione dell'ira di Dio contro il peccato, siamo obbligati a iniziare a domandarsi se il perdono del peccato può essere realmente possibile. Cioè, può veramente Dio perdonarci, perdonarci completamente, rimuovere totalmente da noi ogni peccato? E a un livello superficiale, certo, questo può sembrare naturale, domandare perché Dio non agisce come il padre del figlio prodigo, vi ricordate, no? Quando il padre torna, quando il figlio torna a casa, il padre non gli chiede niente, non c'è nessuna punizione, nessun rimprovero, assolutamente niente. Lo accetta in casa, lo abbraccia, lo riveste, di una veste pulita, gli ridà l'onore e tutto quello che aveva prima. Cioè viene riaccolto completamente come figlio nella famiglia. E noi possiamo pensare, vabbè, io potrebbe fare la stessa cosa, semplicemente ci accetta. Adesso, in questo tempo, poi vediamo che c'è una teologia, c'è un'idea nel cristianesimo che fa vedere Dio proprio in questa maniera, cioè che Dio perdona tutti perché ama tutti, Dio amore, e quindi non può mandare nessuno all'inferno e deve semplicemente lasciarci entrare nella sua casa, tutti in paradiso, indipendentemente da quello che abbiamo fatto o no. Questo può sembrare appunto che semplifica le cose, rende tutto più semplice. Alla fine noi siamo giusto esseri umani e siamo salvati così da un Dio buono che passa sopra i nostri peccati, le nostre marachelle che abbiamo fatto, no? Un bambino che fa qualche marachella, vabbè, cosa vuoi che sia? No, andiamo avanti. Ma vediamo invece dalla parola di Dio che non è così, non può passare sopra Dio ai nostri peccati senza mostrare la sua giustizia. E questo andremo a vedere. Il peccato umano e l'ira divina sono entrambi sulla strada della nostra salvezza. Dio deve rispettarci come esseri responsabili che ha fatto la sua immagine. E anche deve agire coerentemente con la sua natura, come un Dio perfetto e santo. Abbiamo visto la volta scorsa con la parola santo, come è importante, che lui è separato da tutto ciò che non fa parte della sua natura, no? E quindi tutto ciò che è peccato. E più avanti andremo a vedere appunto come Dio, no, ha potuto sormontare a questo problema che lui aveva. Quello, anche se Dio non ha problemi, ma diciamo doveva trovare una soluzione a quello che noi avevamo fatto, cioè al nostro peccato, e riuscire ad amarci e a riceverci comunque. Quindi la Bibbia meravigliosamente ci promette che Dio perdona ogni aspetto del peccato umano. Ricordate, noi abbiamo visto l'altra volta le parole amartia, paraptoma, parabasis, anomia, sono parole greche che ci mostrano appunto la profondità, la complessità del peccato nell'essere umano, ognuna di esse mostra un aspetto appunto dei nostri peccati, del nostro peccato. E vediamo quattro versetti nel Nuovo Testamento che usano proprio queste parole, ma mostrano come c'è il perdono, proprio per
questo tipo di peccato. La prima è Colossesi, capitolo 1, versetto 14, dove dice: in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei hamartia, cioè dei nostri peccati. Colossesi 2,13 dice: e con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei paraptoma, nella circoncisione della carne, perdonandovi tutti i paraptoma, tutti i peccati. Cioè si redime, si perdona. No? E poi in Ebrei 9,15: perciò egli è mediatore del nuovo patto, affinché, essendo intervenuta la morte per il riscatto dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevono la promessa dell'eterna eredità. In Tito 2,14, il quale ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità, dall'anomia, e purificare per sé un popolo speciale, zelante per le buone opere. Quindi noi vediamo appunto che Dio prima ci perdona, poi possiamo iniziare a fare le buone opere, cioè le opere che Lui vuole. Vediamo così che Dio ha preparato un perdono per noi, proprio per ogni aspetto dei nostri peccati. Sulla croce vedremo c'è il perdono completo, totale, ecco perché Gesù ha potuto dire sulla croce: è compiuto tutto ciò che era necessario per coprire ogni aspetto del nostro peccato. Ecco che Gesù l'ha compiuto sulla croce, una cosa veramente meravigliosa, soprattutto pensando a tanti che dicono: vabbè, io non ho mai ucciso nessuno, non ho mai rubato, no, non ho mai fatto, no, questi grandi crimini, quindi no, sono una persona buona e Dio mi accetterà in qualche modo. Ma quando andiamo a studiare veramente la profondità del peccato, vediamo che ammazzare, rubare, no, commettere quei crimini è solamente la punta dell'iceberg, solamente un dimostrare tutto quel marcio, quel peccaminoso che c'è dentro di noi nella nostra natura, che poi si sfocia appunto in gesti anche come quelli. Inoltre le scritture mostrano che il perdono di Dio ha quattro aspetti distinti. Il primo è la condanna, cioè il castigo a motivo della presenza del peccato, che rimuove la barriera che esiste tra lui stesso e ogni membro dell'umanità. Questa è la libertà dalla pena del peccato. Questo è il velo che si è tagliato dall'alto verso il basso quando Gesù è morto sulla croce ed ha tolto quella separazione. Isaia dice: i vostri peccati vi hanno separato da Dio. Quindi c'era una condanna, questa separazione, ma Gesù ha provveduto. Rimuove l'offesa e ne cancella la memoria. Copre l'azione commessa finché non possono essere da lui viste o ricordate. Distrugge la vita della forza del peccato in un'operazione spirituale che vince la compulsione morale di agire male. Questa è la libertà dal potere del peccato. Abbiamo visto che il peccato è un potere dentro di noi che ci costringe a peccare. Noi siamo schiavi di questo potere. Ma Gesù sulla croce distrugge anche questo potere. E poi lo sradica. Radica il peccato rimuovendolo dalla radice, distrugge ogni suo effetto su noi moralmente, spiritualmente, emotivamente, socialmente e fisicamente. Questa è la libertà dalla presenza del peccato che sarà sperimentata nella vita futura, quando finalmente saremo totalmente liberi del peccato. Però per essere totalmente liberi dovremo aspettare di essere con il Signore per l'eternità. Nel frattempo però siamo perdonati per questo perdono meraviglioso di Dio, che non può essere paragonato al perdono umano. Tanti cercano di capire il perdono di Dio pensando appunto a come loro perdonano, no? Come noi ci perdoniamo a vicenda, come cerchiamo di perdonare qualcuno che ci ha ferito. Nella vita quotidiana il perdono umano è un processo attivo che va all'interno della mente di qualcuno che è stato ferito o ha subito un torto. Quando perdoniamo qualcuno, abbattiamo le barriere tra noi e il colpevole, affinché siamo liberi di relazionarci nuovamente in modo amichevole. Il vero perdono umano è molto di più che non prendersi la rivincita contro qualcuno che ci ha ferito, più che ignorare una ferita e più che semplicemente non punire una persona per il loro sbaglio. Il vero perdono implica un cambiamento che inizia nei nostri pensieri,
quindi esprime se stesso nelle nostre azioni, infine rimodella i nostri sentimenti. Passiamo via il torto dai nostri pensieri e poniamo fine alla sua influenza negativa sulle nostre azioni ed emozioni. Possiamo ancora essere colpevoli del torto, ma non è più considerato come qualcosa che ci fa. Diciamo, dobbiamo imparare a perdonare e dimenticare. No? Perdonare e rimuovere l'offesa. Non continuare a rimuginarci sopra. Prima del perdono, il torto ha provocato una barriera di risentimento. Anche quando qualcuno ci fa un torto, appunto, innalziamo una barriera tra noi e quella persona, una separazione, cioè risentimento, rabbia, sfiducia, dispiacere, ma ci sentiamo feriti, ci sentiamo amareggiati. Qualcosa appunto è andato storto nella relazione con questa persona, soprattutto sono persone a noi molto vicine, sono persone che sono care, persone che ci siamo fidati, in cui abbiamo messo la nostra fiducia. Ovviamente più ci fidavamo di quella persona, più quella persona ci è cara vicina, più sarà grave il peccato che subiamo, più sarà profonda la ferita che possiamo ricevere, però più grande sarà anche il perdono. Ma Gesù ha detto, no? Chi più ama, più è perdonato. E quindi se riusciamo a perdonare in questa maniera, ovviamente no, possiamo andare avanti e vivere in pace, perché rimuoviamo anche i nostri risentimenti. Questo è il perdono umano che Dio ci ha chiamato ad avere gli uni verso gli altri. Andiamo a vedere il perdono divino. Il perdono umano non è che una piccola replica del perdono di Dio. La Bibbia mostra che Dio perdona uomini e donne con una tale profondità e una tale estensione che perfino il migliore esempio del perdono umano è solo un lieve eco e debole imitazione del perdono di Dio. Quindi tutto il nostro perdonare, tutto il nostro sforzarci, perdonare qualcuno è solamente un'imitazione. Il perdono di Dio è molto più profondo, perché l'offesa che noi abbiamo dato a Dio è molto più profonda di qualunque offesa qualcuno può recare a noi. La Bibbia integra questo comunque, anche descrivendo il modo in cui Dio si muove contro il peccato, con tutta la passione della sua ira. Andremo a vedere tra poco appunto l'ira di Dio e perché, no, questa ira. Quindi il peccato divino coinvolge anche la giusta eliminazione dell'offesa stessa. In qualche modo dobbiamo resistere alla tentazione di concentrarci solo su questa verità. Perdono e giustizia esistono insieme. Ed entrambe perdono il loro significato quando vengono separate. Molti genitori umani imparano subito che l'amore e la correzione devono esistere l'uno accanto all'altro. È la maniera di noi siamo, che abbiamo amato, amiamo i nostri figli, veramente con un amore straordinario, no? Con l'amore che Dio stesso dà ai genitori verso i propri figli, però allo stesso tempo sai che è il momento di usare il bastone di legno, il cucchiaio di legno, fermiamoci lì, no? Poi più avanti magari saranno il bastone, però no? Vediamo che c'è la correzione, perché quando fanno qualcosa di sbagliato la giustizia deve agire, proprio perché li amiamo, li correggiamo, no? È parte dell'amore, è parte del perdono, anche agire con giustizia. Quindi vedremo questo, che in Dio c'è questo insieme di amore, di giustizia, di perdono, ma di dover condannare il peccato, dover far giustizia, tutte queste cose che sembrano, si sono prese divise ognuna per conto suo, sembrano appunto in contrasto una dall'altra, ma Dio, la cosa geniale è Dio a tutte queste cose insieme, le usa tutte insieme. Quindi dobbiamo vederle proprio come tutt'uno, nella natura di Dio, per riuscire a comprenderle poi. Ogni volta che il Dio Santo incontra il male, deve rispondere contro di esso, perché l'amore deve confrontare il male con purezza se deve essere amore. Dio non sarebbe più amorevole se non punisse il peccato nell'atto di perdonare. Non sarebbe né amorevole né giusta se facesse così, starebbe negando la sua natura divina. Vedete, questo
importante anche con il fatto che adesso non si dice tanto questo Dio è amore, ma più che dire Dio è amore, questi stanno dicendo l'amore è Dio, ma non è così, l'amore non è Dio. Dio è amore nel senso che un attributo di Dio è l'amore, uno di ciò che lui, una cosa di cui lui è amore, ma lui è anche giustizia, lui è anche santo, lui è anche un Dio d'ira, giusta ira, lui è anche il Dio di perdono. Tutte queste cose fanno parte di Dio, bisogna vederle tutte insieme. Se prendiamo solamente l'ira di Dio, possiamo diventare musulmani, no? Che vedono questo Dio pieno di ira, pronto a punire solamente se fai dei sacrifici, vieni a sacrificare la tua stessa vita per lui, allora forse lo puoi placare, no? Oppure puoi diventare appunto un New Age, dove appunto l'amore è Dio, quindi amiamoci tutti, l'amore universale che comprende e accetta tutti e tutto. Però questi sono due estremi sbagliati tutti e due. La verità sta sempre nel mezzo. Il perdono divino è un dono inspiegabile di amore, puro per peccatori indegni, che contiene la soluzione per il più profondo dei problemi dell'umanità. Abbiamo visto anche non conoscere il padre di questo amore appunto paterno meraviglioso di Dio, ma proprio più conosceremo la sua giustizia, più conosciamo la profondità del nostro peccato, più comprenderemo l'amore veramente Dio che ci ha voluto perdonare nonostante appunto tutto quello che avevamo fatto. La grazia del padre. Molti credenti sentono parlare più sul prezzo del perdono e il costo della salvezza che sulla gratuita e straripante grazia del Padre, che in un appassionato desiderio per il ritorno a casa dei peccatori rinuncia al suo unico figlio. Infatti la sola condizione del perdono è che rispondiamo alla grazia del Padre con umiltà, braccia distese, un cuore gioioso e grato. Andiamo dal padre come il figliolo perduto, come il figlio prodigo, sapendo di aver peccato contro Dio, sapendo di aver sbagliato tutto, di aver perso tutto, e quindi torniamo e troviamo ovviamente dalla parte di Dio, con le braccia aperte, la grazia meravigliosa, che non richiede niente da parte nostra, ma ha richiesto qualcosa da parte di qualcun altro, del figlio primogenito che ha dovuto pagare al posto nostro. Però da parte nostra noi possiamo ricevere questo perdono per grazia, cioè noi non dobbiamo fare nulla per riceverlo. Il perdono è completamente, totalmente gratuito. Se non guardiamo al Padre e alla sua grazia, se questo non è l'obiettivo della nostra fede e salvezza, presenteremo e suggeriremo il messaggio dove meglio che le persone si possono sperare da Dio e che venga persuaso da Gesù in qualche specie di scomoda tolleranza nei peccatori. Vedete, questa immagine di Dio fuori della grazia è quella, esempio, che hanno i cattolici che pregano Maria e chiedono la grazia a Maria, sperando che Maria convinca Gesù, che in qualche modo deve convincere il Padre appunto a non finire, a fare uscire quello dal purgatorio, no? O insomma in qualche maniera a portare la salvezza o la guarigione o quello che chiedono, no? È sempre questo discorso di un Dio grato, un Dio arrabbiato, che in qualche maniera Gesù deve cercare, no? Come figlio di placare, e Maria, no? Quella a cui ci rivolgiamo, perché appunto non ci sia questa catena, no? Perché alla fine devono convincere in qualche maniera, mamma e figlio devono convincere in qualche maniera questo papà arrabbiatissimo. Ma questo non è il Dio della Bibbia. Il Dio della Bibbia è il Padre a cui noi come figli possiamo andare direttamente, non per placarlo, ma per farci abbracciare, per ricevere i suoi doni, per ricevere la sua grazia, per essere perdonati, per avere le benedizioni, per tutto quello che lui ha preparato per noi. Noi come figli personalmente, direttamente andiamo da lui. Questa è una cosa meravigliosa, un messaggio meraviglioso della parola di Dio. E questo
pensiero, appunto, no, di un Dio irato che continuamente, no, deve essere placato, è un pensiero non biblico, no, che conduce alla passività, alla paura, all'autocondanna, a minime aspettative, a una mancanza di coraggio e al legalismo. Questo può essere stato come il figlio prodigo si è sentito mentre si trascinava verso casa. Ma ricordate, questo figlio prodigo che torna a casa e mentre torna a casa pensa: quando arrivo gli dirò, padre, perdonami, ho peccato contro Dio, contro di te, non accettarmi più come figlio, ma almeno accettami come uno dei tuoi servi, voglio essere tuo servo, no? Cerca di trovare qualche bel discorso per placare questo padre, che si aspetta di trovare veramente un padre con un bastone pronto a fargli pagare in qualche modo tutti i conti che aveva lasciato in sospeso. E invece, no, vediamo che non è così. Quando arriva rimane sorpreso e viene appunto abbracciato, accettato, curato e rivestito. Questo ci mostra un padre meraviglioso, appunto, che ci accetta, che ci riceve così come siamo. Poi ci penserà lui a rimetterci a posto, ma con l'amore. Questo è quello. Infatti, il vero... mentre il figlio prodigo era con i maiali, era nel momento più basso, appunto affamato, faceva un lavoro sporco, abbandonato da tutti, in quel momento si pente di quello che ha fatto. Ma è solamente, appunto, vedete, tanti arrivano a un certo punto nella loro vita in cui si pentono di ciò che hanno fatto perché vedono che, insomma, non c'è via d'uscita, capiscono perché sono arrivati a raschiare il fondo del fondo, quindi ormai dicono che c'è da fare. Ma quello è solamente un pentirsi per essersi accorti di aver fatto qualcosa di sbagliato. Ma quando ritorna questo figlio prodigo, quando si trova tra le braccia del padre, che lì veramente lui ha una nuova nascita, lì veramente lui capisce quello che ha fatto, lo sbaglio che ha fatto verso il suo padre. E lì, appunto, è una condizione diversa, quella di quando riconosciamo veramente tra le braccia del padre che cosa abbiamo fatto. Non è più semplicemente un pentimento per qualche azione sbagliata, ma è un rinnovamento interiore, che è appunto quello che Gesù chiama una nuova nascita. Lasci proprio la tua vecchia vita, entri in una nuova vita che Dio ti sta offrendo. Questo è il messaggio di Cristo Gesù. Questa grazia gratuita del Padre che riceve appunto il Figlio.